fermo, non ti muovere, Simplicio. O forse dovrei dire battaglia. Voi Stilton siete sempre tutti così noiosi. Vi avevo detto di tornare a casa finché eravate in tempo. Noi non andiamo proprio da nessuna parte, nemmeno tu. Non con il formaggio di questa città, chiaro? Sei sicuro? E chi ce lo impedirà, un vampiro? Io, baby ratto. Volevo dire, è lei. Ehi, non vedi che qui è occupato? Presto, andiamo! Ragazzi, sono incastrato! Qualcuno potrebbe prendere un po' d'olio per farmi scivolare fuori! Per favore! Viv, ascolta, ho bisogno che tu sibili più forte che puoi, d'accordo? Coraggio, Viv! Ehi, sei un genio, zio G! I pipistrelli volano usando il sonar e i sibili di Viv li stanno disorientando! Ehi, li ho catturati! Ecco qui i vostri ladri, gente! E abbiamo anche le foto che lo possono dimostrare! Non vi ringrazierò mai abbastanza per aver difeso il nostro nome, per aver recuperato il formaggio della Transtopacchia. È il minimo che si possa fare per la famiglia. Oh, abbraccio di gruppo! Geronimo, sei sicuro di avermi detto la verità? Finisci in tutte le mie trappole per mummie. No, insomma, ma che dici? Tirami giù di qui e falla finita! Io non ce la faccio più! Non ce la faccio più! Guarda un po' se tutti i giorni ci devo mettere delle ore a pulire. Tu? C'è una parte di verità in questa storia. Trappola ha lottato, ma contro cosa? Ma te l'ho già detto, era una mummia, Geronimo! Sentite! Io me ne vado! Fermo, Trappola! Concentriamoci un attimo, è ora di pensare a una strategia! Perché bisbigliamo, zio? Perché così la mummia non ci sente! La voce proviene da lì! Adesso ho capito! È amplificata dalle condutture che percorrono tutto il museo! Ecco spiegato perché sembrava che fosse dappertutto! Chissà se la mummia riesce invece a sentire noi! Sì, è questo il punto! Qui bisogna cambiare tattica! Invece di rincorrerla su e giù per il museo, dobbiamo cercare di attirarla verso di noi! Ah? È una parola! E come facciamo, cuginotto? Scusa! Semplice! Facendole credere che abbiamo trovato quello che sta cercando lei! Tu sai di che cosa si tratta, G? No, non ne ho idea, però la mummia questo non lo sa.
Oh, ha staccato la corrente. Qualcuno ha una torcia? Ah, lo sapevo che avevo dimenticato qualcosa. Scusa, G, era la tua coda quella? Forse ho trovato questo. Ma è uno scaccia insetti. Adesso è uno scaccia mummie invece. Cominciamo, forza! Proprio così, Thea. Sai, ho capito cosa cerca la nostra mummia misteriosa qui dentro. E guarda caso so anche dove si trova. Ah, lo sai? Davvero, G? Molto bene! Sì, ora ti spiego. Si trova nel salone degli scarabei. Non perdiamo altro tempo, andiamo. Scarabei, hai detto? Lo scarabeo è un tipo di insetto. Gli antichi egizi lo consideravano sacro. Forti! Ci vediamo là! Secondo te ci casca? Beh, lo sapremo tra un momento. Sei pronto? Ah, lascia fare a me, cugino, mi è venuta un'ideona. No! Le piramidi furono costruite da migliaia di operai in onore del faraone. Dopo la morte, il corpo del faraone veniva avvolto in bende di lino ed deposto dentro una bara di pietra chiamata sarcofago. Poi veniva trasportato in una camera segreta, circondato da tutte le sue ricchezze. E infine, la stanza veniva chiusa per sempre. Infatti, gli egizi credevano che l'anima durante il passaggio verso l'aldilà dovesse portare con sé tutti i tesori accumulati in vita. Tutti questi discorsi di tesori e di mummie mi hanno fatto venire una fame da gatti. Questa deve essere la direzione giusta. E questa deve essere la maledizione. Achiu! Eccolo, è il simbolo di Tutankhamon. Sento che ci stiamo avvicinando. Coraggio, sparpagliamoci tutti e cerchiamo altri indizi. Che cosa stai pensando? Uno, la maledizione non esiste. È un trucco di qualcuno per spaventare la gente e tenerla lontana. Due, che cosa aveva da fare di così importante il professore da lasciarci con tanta fretta? E tre, perché ho uno scorpione sulla zampa! Ok. Molto strano, qui sembra che qualcuno abbia trascinato qualcosa. E va bene, restiamo tutti uniti, d'accordo? Sì. Non si sa mai quali pericoli nascondano questi muri. Thea! Benjamin! Trappola! Ragazzi, non è che mi state facendo uno scherzo, vero? Professor Prima Zampa? Fatemi uscire! Fatemi uscire! Wow, è stratopico! Facciamo un altro giro, Benjamin! Ma dove sono te, zio G? La maledizione! Certo che erano veramente brutti come gatti al tempo delle mummie, eh? Questa è la camera di Horus, dio del cielo e della luce. Ehi là, vecchio amico Horus! Di sicuro qui ci vorrebbe un po' di luce. Allora vediamo un po'. Un grande insetto saltò su uno strano uomo uccello su una barca e zigzagò sopra un altro uomo uccello che aveva in mano una specie di bastone e lo colpì sulla testa con un lungo pesce. Può far topo. Detesto quando capita a me. Ehi, trappola! Credo di aver scoperto dove siamo. Presto, usciamo da qui! Sto attaccato alla coda! Mi sa che il dio della luce non ci vuole qui intorno! Geronimo! Benjamin! Trappola! Geronimo! Subito! Oh.
Sì, sì, ce l'abbiamo fatta. Vediamo come se la cava a trappola. Signor alieno, yuhu! Come butta, sindaco? Volevo dire, sono l'alieno. È un piacere fare la sua conoscenza. Il mio nome è Tra... cioè Trappo... Trappolone! Il piacere è mio! È un onore per me consegnarle ufficialmente le chiavi della nostra bella città. Lei... lei mi conferma che viene in pace, vero? Venga, le do le chiavi di casa mia, le chiavi della mia macchina e come sindaco autorizzo me stesso a dichiarare che ci arrendiamo immediatamente. Da questo momento la nomino capo spaziale della città di Topazia. Capo spaziale? Sul serio? Forte! Capo spaziale! Capo spaziale! Il piano di Trappola funziona. Sì, fin troppo bene. Interrompiamo il servizio sull'invasione aliena per trasmettervi uno dei famosi Sally Scoop di Sally Rasmussen. L'invasione aliena ormai è roba vecchia. La vostra Sally ha uno scoop coi baffi. L'identità della celebrità segreta. Cosa? Non perdetevi gli aggiornamenti minuto per minuto. Ce l'ha fatta ancora. Com'è possibile? Buonissimo, favoloso, avanti il prossimo. Ecco qui, ho permesso, scusate. Trappola, che trappola! Devo parlarti. La spia ha colpito ancora, ha spifferato a Sally il segreto. Trappola, questo nome è un non so che di familiare. Ehi, ma quale alieno? Questo è il cugino di Geronimo Stilton. Cosa? Ridammi subito la chiave della città. Tu, capo spaziale di Topazia, non se ne parla neanche. L'idea è stata sua. Mia? No, cioè sì, ecco, io volevo... L'ho fatto solo per una giusta causa.